Raffaedesca e Confesercenti hanno portato Babbo Natale in Piazza Vittorio Emanuele. Cosa ci potete raccontare? Sicuramente è un grande successo questa sera, vediamo che ci sono veramente tanti tanti bambini che sono accorsi. E oggi pomeriggio, ma volevo ricordarvi che saremo qua in piazza domenica prossima, il 19 alle 17, e l'evento è organizzato da Raffaedesca in collaborazione con Confesercenti e Motoclub Fiamme del Polese. Quindi abbiamo cercato un po' di unire le forze per cercare di tirare fuori un Natale nella migliore serenità possibile. Grazie. Qua con me c'è Antonella Savogin di Confesercenti, con quale abbiamo collaborato per questo tipo di iniziativa. Bene, come Confesercenti abbiamo organizzato il Natale in città, come vedete sul listone di Piazza Vittorio. Confaedespa, che è il terzo anno che partecipa con noi occupando una casetta, abbiamo pensato di fare Babbo Natale, perché Babbo Natale attira i bambini e quando arrivano i bambini arrivano anche i più grandi, quindi è sempre un bellissimo evento. Quando poi sono in piazza fanno anche un giretto, non solo da Babbo Natale, ma un po' anche da tutte le attività commerciali, sia a posto fisso e anche quelli che occupano le casette, perché questo è quanto noi ci auspichiamo. E soprattutto siamo felici perché Rovigo, essendo una cittadina piccolina, però comunque si distingue sempre, perché riusciamo a portare sempre un bel evento in occasione delle festività di Natale. Auspichiamo che continui così fino alla vigilia di Natale, augurando a tutti un buon Natale e buoni acquisti. Altro dettaglio importante, l'evento oggi è presente con noi la Rodigium Basket, che ha condiviso questo tipo di progettualità, e come vedete tanti bambini di Rovigo, ma tanti bambini anche della Rodigium, per quale ringrazio personalmente di tutto cuore. Vi aspettiamo domenica prossima, 19 alle 17. Antonella, cerca di esserci anche tu, veramente vogliamo fare veramente un Natale con le scintille. Sarà sempre presente. Perfetto, benissimo, e grazie ancora. Grazie. La maggior parte dei bambini qui presenti fa parte di Rodigium Basket. Cosa può raccontarci? Sono venuti tutti a trovare Babbo Natale? Ma diciamo che come società storicamente abbiamo fatto sempre delle bellissime feste di Natale, perché diciamo il momento aggregativo per noi è molto importante. Chiaramente la condizione attuale non permette questo tipo di manifestazioni, di eventi, e di conseguenza abbiamo pensato di unire vari scopi. Dunque, il primo, noi è già qualche anno che collaboriamo con Raffaedesca o con le uova di Pasqua, oppure anche l'anno scorso con le palline di Natale, perché riteniamo che sia un'associazione che, lavorando per i bambini, ben si sposa con i nostri obiettivi. Abbiamo anche ristrutturato un pochino una piccola parte di una palestra con loro qualche anno fa. Di conseguenza abbiamo pensato così di ricreare un po' la magia del Natale, portando fuori dalle case, però in piazza, qui all'aperto, nella nostra piazza, nella nostra città, piuttosto che magari in luoghi chiusi che sono. E oggi sarà la consegna delle letterine di Natale e poi la prossima settimana tutti i nostri bambini torneranno qui, dove la società regalerà a tutti una maglietta celebrativa con cui inizierà tutta una serie di eventi con cui noi vogliamo valorizzare sia la nostra società che anche la nostra città. Grazie mille.